Esatto. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso, non facciamo per voi. No. Siamo tornati. Abbiamo riaperto. Sono finite le vacanze. No. Allora, siamo tornati. Abbiamo riaperto. Baseline ha riaperto. L'orario normale: 10, 13, 15, 19. Tranne lunedì, che la mattina siamo chiusi solo pomeriggio. La domenica è chiusa. E la domenica è chiusi perché? Come sono andate le vostre vacanze? Vogliamo sapere. Se sono andate male, fatecelo sapere. Se sono andate molto molto bene, non fatecelo sapere. Una cosa che vorrei chiedere: se avete portato il basso in vacanza. Giusto, bravo. E se avete portato il basso in vacanza, quale basso? E cosa avete fatto di questo basso? Magari l'avete tenuto lì solo da guardarlo, dire. Bello, per casarvi così. E poi andiamo avanti, ci sono un po' di cose da dire. La novità è che finalmente ci siamo aperti alle nuove tecnologie, al terzo millennio, al 2.0, ai social, al 3.1. Al 3.1 abbiamo finalmente un WhatsApp. Yeah! Forse me lo ricordo. 351. Ok. 90. Sì. 81. Sì. 81. Sì. 0. Facile. L'ho riletto poco tempo fa che non me lo ricordavo. Quindi, lo mettiamo in sovraimpressione. Esatto. Che bello, possiamo mettere un numero sovraimpressione. Esatto. Chiamate il numero. No, chiamate il numero sovraimpressione. Oppure scriveteci al numero sovraimpressione qua. Ho sempre sognato di farlo. Il numero è 351 90 81 810. Ho provato a farlo, a vedere se cosa succede. Quindi che abbiamo questo numero WhatsApp, potete scriverci per farci queste domande, se ci dovete mandare delle foto, degli strumenti da valutare, per dire, esatto, o se ci dovete chiedere informazioni perché non ci avete sbatto di scrivere su Messenger, volete mandarci messaggi vocali nei quali mandate i rutti, potete finalmente farlo. Ma se secondo te non lo faranno, i rutti vanno benissimo. Potremmo fare una compilation di rutti. Se ne arrivano tanti. Ne arriveranno tanti. Arriveranno solo Rutti. Ovviamente. Lo so già. Ovviamente. O su Spotify. Su Spotify. Facciamo la playlist. A parte questa novità del negozio, quindi ci potete contattare in ancora un'altra maniera, abbiamo delle novità di strumentazione. Sì. Ci arriveranno un po' di cose, tra i quali i nuovi Squire. Cioè, in teoria, settimana prossima. A giorni. Non si sa, a giorni. A giorni arrivano. E ci arriverà la serie Contemporary. Serie Contemporary, che è molto molto bella. E la serie Active, quella nuova con i due humbucker, 4 e 5 corde, della quale non sappiamo assolutamente nulla. Abbiamo anche un'altra sorpresa in anteprima, che vi sveleremo domani. Domani, se riesco a pubblicare questo video, se riesco a editare oggi il video. Se tutto va bene, domani ci sarà una bellissima anteprima. Possiamo dirlo, la marca. Allora, la marca ce l'hanno già spoilerata, quindi esatto, si può dire. Dark Glass. Domani vi faremo vedere in anteprima un nuovo pedale Dark Glass, per cui prodotto seguiteci. Nuovo, c'è l'embargo sopra. Noi lo sappiamo già, ma non possiamo dire niente. Esatto. A pena di, non lo so, la morte. Probabilmente morte. Il Dark Glass. Quindi restate sintonizzati su YouTube, su Facebook. Posso su dire che è grande così. Ma è piccolino, no? È piccolino. Ha un pulsante, ha uno switch solo, ha un ingresso e un'uscita. Si fa così e cambiano le cose. Sì, ci sono delle cose per girare. Delle lucine che si accendono. Le lucine, sì, le lucine, che belle le lucine. Domani vi diremo di più. Vediamo se indovinate. Scrivete sotto nel commento cosa è secondo voi. Anche il nome, cioè, ma no, non necessariamente il nome, anche solo il tipo. Che cosa fa? Anche il nome. Anche il nome. Voi sparate roba. Così prendo uno spunto per dei pedali. Giusto, un po' ruttofono. Campioni. Oggi c'hai la. No, ma però pensa, tu campioni, poi suoni e fai. Sarebbe fighissimo. Sarebbe bellissimo. Sostanzialmente questo era tutto. Quindi restate sintonizzati, perché domani vi sveleremo il nuovissimo pedale della Dark Glass. Nel frattempo, voi continuate a scriverci. Uno. Comprare sull'e-commerce, che è importante. Prima cosa. E comprate. Al numero sovraimpressione mandateci quello che volete, rutti, cose. Poi, come avevamo detto, eravamo in pausa con i video, adesso dovremo ricominciare a farli, quindi Abbiamo ricominciato. Quindi, Q&A, quindi tutte le vostre domande. Domande, noi rispondiamo, voi fate domande e noi rispondiamo. Viene più facile così. Se no dobbiamo prima rispondere e poi fare la domanda. Infatti diventa complicato, però potremmo anche fare la risposta e indovinare la domanda. Questo sì. Idea manetta, proprio così. Una sessione di brainstorming incredibile. Poi ci mandate le richieste moleste, sempre con l'hashtag #richiesta molesta. E più stupide sono, meglio è. Qualcuna già
Se avete delle idee, voi scriveteci. Qualsiasi cosa sia. Poi. Siamo dalla parte vostra, siamo tutti nella stessa barca e quindi vogliamo venirvi incontro. Così. Così. Vi siamo venuti incontro. Questa era bellissima. Ah, fantastica. Questa era fantastica. Perché non faccio il comico? Basta, facciamolo corto questo video perché sennò poi Claudio ci mette troppo tempo a editarlo. E... se no non riesco a farlo per oggi. No, infatti, no, devi farlo per oggi. Per oggi adesso mi metto subito a montarlo. Vai. Ok. Quindi ragazzi, vi aspettiamo in negozio, vi aspettiamo su tutti i social, Instagram, YouTube e Facebook, ovviamente. Sì, e... perché Twitter non se lo... Twitter non se lo caga. Ce l'abbiamo ma non serve niente, non lo usiamo. No. E ci vediamo al prossimo video, ci vediamo in negozio e ci vediamo sui messaggi. Yeah, evviva. Ciao, mandateci i vostri rutti. Ciao a tutti. No, non fatelo. Cioè, sì, vabbè, ok. Se volete farlo, fatelo. Ciao a tutti. Yeah. Abbiamo anche Flickr. Ci esiste ancora Flickr? Può essere. Abbiamo anche Tumblr. Tumblr assolutamente inutile.